Ciao, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Marco, questo è il canale Anna e Marco Vita in Inghilterra, un canale dove noi condividiamo la nostra storia qui in UK e le nostre esperienze di italiani espatriati all'estero. Oggi parliamo di investimenti. Se ti sei perso il video dell'altra volta, ti consiglio di andartelo a vedere, che parlavo del risparmio. Faccio un disclaimer: io non sono un consulente finanziario, quindi tutto quello che dico è puramente dal punto di vista personale, per esperienza. Non voglio chiaramente essere scambiato per un esperto, perché non lo sono. Tutto quello che porto è appunto frutto di circa 3-4 anni di esperienza, soprattutto gli ultimi 2 anni. Innanzitutto andiamo a capire cosa sono gli investimenti, o almeno cosa intendo io per investimenti. La prima cosa che bisognerebbe imparare, secondo me, è di investire su se stessi. Questa, secondo me, è la migliore delle cose. Devi approfittare del tempo che hai, soprattutto se hai del tempo che ti avanza durante la giornata, per capire se è qualcosa che ti piace o che ti appassiona o che vorresti raggiungere o ottenere. Quindi lì dovresti impegnarti per aumentare le tue skills. Cosa vuol dire? Comincio magari a guardare qualche video, comincio ad informarmi, comincio a leggere qualche libro magari del settore che ti piace o del settore che vorresti aumentare appunto le tue capacità. Di conseguenza ti si apriranno le porte. Questo è un investimento chiaramente che richiede tempo e costanza, però dall'altra parte ti darà un sacco di opportunità, e non solo finanziarie. Le opportunità finanziarie arriveranno, ma le porte che ti si apriranno prima hanno un valore che secondo me è inestimabile. Un'altra cosa che io ci tengo molto a dire: uno dei più bei investimenti diciamo personali che puoi fare su te stesso sono 2 in realtà. Io lo chiamo 96, Trick 96, me lo sono un po' inventato, non ho inventato niente di strano, è che il numero mi piaceva tanto. Se tu cominci ad andare a letto alle 9 e alzarti alle 6, il corpo ti ringrazia, perché alle 6 sei molto più fresco, ti svegli praticamente straenergico, perché il corpo ragazzi, è una batteria, il cervello è soprattutto una batteria, e se un cervello è riposato, come si dice sempre, no? Mente sana, un corpo sano, e viceversa. E di conseguenza il giorno dopo non fai qualche cavolata, diciamo, perché sei proprio più riposato, sei molto più efficiente, rispondi meglio anche alla giornata. Se è storta, una giornata storta, ragazzi, se noi siamo riposati assorbiamo meglio i colpi. Se uno invece è stanco e la giornata pure va storta, allora lì sono problemi, perché ti sembrerà che tutto sia veramente grigio, ti basta nulla perché hai i nervi che sono scoperti. Quindi investi del tempo per andare a letto presto. Vai a letto presto, alzati presto. Alzarsi presto, prova a pensare per esempio se ti alzi alle 6 e fai mezz'ora di ginnastica in casa a costo zero tutti i giorni. Il tuo fisico ti ringrazia, e anche perché hai risparmiato soldi che dovresti andare in palestra. Quindi è tutta una ruota, un sistema. Cioè, altra cosa da abbinare al fatto che andiamo a letto presto e ci alziamo presto al mattino è il cibo. Perché? Perché se noi investiamo sul buon cibo, io intendo buono, eticamente corretto, non allevamenti di batteria o cose schifezze varie, roba veramente sana, anche lì il corpo ci ringrazia. Quindi vuol dire che vedremo meno il dottore. Con tutto rispetto per i dottori, perché io li ammiro e fanno un lavoro che è veramente nobile, però sono anche i primi a dirci: ragazzi, cosa mangia, quanto fuma, quanto beve. Quindi cosa vuol dire? Che ti devi voler bene. Cioè, non è che è così a caso, il corpo ti dà, ti restituisce quello che tu butti dentro.
Se io mi drogo o bevo, il corpo dice: scusa, mi hai voluto tu male. Di conseguenza io sto male, non vado avanti, non lavoro, non valgo nulla in quel momento lì. Ecco che sono in balia degli eventi del mondo che invece, se tu ti vuoi bene, ovviamente nel tempo puoi notarlo magari con tutte le persone che magari fanno attività fisica e mangiano bene e lo fanno per 50 anni, vanno avanti così per una vita intera. Quando sono magari anziani, magari sono due fratelli, facciamo per esempio, uno ha mangiato bene e ha vissuto bene, l'altro ha fumato e si è dato da fare a ubriacarsi o adesso non ce li ho con quelli che si ubriacano, che fumano, per carità. Però è così, ragazzi, cioè, di due fratelli sicuramente è molto meno a rischio quello che nella vita ha voluto o si è voluto bene, che è quella. Io fortunatamente ho capito in tempo, ancora 20 anni fa, di smettere. Adesso prendo il fumo, ma è un esempio. Ci sono un sacco di, diciamo, di vizi, barra cose sbagliate che ognuno di noi fa nella sua vita, che portano ad essere cancerogene per il nostro corpo o per la nostra mente addirittura. E quindi bisogna capire anche che anche questo qui è un investimento, quello che fai se ti vuoi bene, e poi il corpo dice: sì, io reagisco bene perché tu mi hai voluto bene, quindi non posso inventarmelo. Questo è per quanto riguarda l'investimento sulla persona. Quindi abbiamo parlato della testa, quindi delle skills, delle capacità, poi abbiamo parlato del corpo e adesso passiamo anche alle cose pratiche. Non parlo ancora di finanza perché non è ancora il caso. Lo toccherò per ultimo. Adesso passiamo al passaggio intermedio, che è il secondo, quando cominci ad avere un po' di base per quanto riguarda una situazione finanziaria, che non sto dicendo che è buona, ma semplice, come ce l'abbiamo noi. Quindi hai dei soldi da parte. Cosa ne fai di quei soldi? È sacrosanto chiederselo, perché spesso noi compriamo cose che non ci servono. Quindi, se io potessi dire: beh, adesso facciamo finta che abbiamo 100-150 oppure 150 euro lì e vogliamo comprare qualcosa. Io, per come sono fatto io, e l'ho fatto un sacco di volte, lo avete visto anche nei miei video, anzi andatevi a vedere i video passati. Quando ho 100 euro, 100 pound, 150 pound, penso come investirli in un modo pratico che mi dia un risultato immediato e duraturo nel tempo, ok? Ma pratico, non finanza, non sto parlando di finanza. Io ho comprato, per esempio, una tanica per il riciclo dell'acqua. Quello mi recupera l'acqua e mi abbassa la bolletta, perché mi sono detto, ogni volta che, per esempio, andiamo in bagno, è inutile che io premo il bottone e butto via 10 litri di acqua potabile al giorno. Quanti litri sono in un anno? E con la stessa acqua vado a dare da bere alle piante. Quanti litri sono? Sono scelte, per quanto mi riguarda, sono scelte etiche. Al di là del risparmio che ce l'abbiamo comunque, infatti la bolletta non c'è una grande differenza perché stiamo parlando di acqua e l'Inghilterra con l'acqua ne ha tantissimo, soprattutto acqua piovana. Però ho detto, visto che è comunque una ricchezza, se tutte le case fossero così, penso che avremmo delle belle. Il mondo ci ringrazia, cioè, dei bei risultati. Infatti, andatele a vedere, si chiamano Passive House oppure off-grid, vuol dire senza connessioni. Sono delle case fantastiche. Quello sarebbe uno dei miei sogni. Quello sarebbe un investimento stupendo per quanto riguarda il mondo, ragazzi. Una casa totalmente autosufficiente, pannelli solari, recupero dell'acqua piovana, all'interno addirittura la serra. Quindi hai un clima costante di 20 gradi all'anno, non servono più termosifoni, non serve più un sacco di roba, cioè veramente quello è un investimento, quella è una casa. E quei soldi magari compro una serra.
È un investimento perché? Perché a lungo termine, quello lì, una volta spesi i soldi, ogni anno, tra l'altro, incentiva anche il pollice verde, e ti incentiva al rispetto della natura, a capire cosa stai mangiando, perché l'hai coltivato tu, cioè cominci anche a vedere le cose in un'ottica un po' diversa. Quindi, se investo i soldi, investo su una serra, investo su una tanica. Compro cose che diventano utili nel modo pratico. Oggi deve essere tangibile la cosa e ti dà anche una soddisfazione, quindi hai un ritorno di soddisfazione. Dici, cavolo, quel pomodoro l'ho cresciuto io in serra ed è stato così. Cioè, l'anno scorso noi abbiamo mangiato non so quanti chili di pomodorini piccoli. Voi non avete idea di che gusto hanno le cose quando te le coltivi tu. Un'altra cosa che diventa un ottimo investimento, spesso è vista come una spesa, e qui sono d'accordo perché le automobili sono delle spese, ma mettiti nei panni di chi si trasferisce, come abbiamo fatto noi poco tempo fa, se investi dei soldi su un'automobile, ti si apre, diciamo, la possibilità di trovare un lavoro migliore. Questo vale anche per uno scooter o una moto, anche una bicicletta paradossalmente, perché non sei, diciamo che sti liberi del fatto che devi andare a prendere l'autobus alle 5 del mattino, quando puoi magari in 20 minuti prendere la tua bicicletta, ti alzi invece che alle 5, ti alzi alle 5 e mezza barra 6 del mattino, non sei per nulla obbligato. Io ho fatto così ad Hagenham, addirittura avevo uno scooter elettrico, è stato il mio primo mezzo. È stato un investimento perché lo scooter elettrico, ho comprato tra l'altro usato, che adesso forse lo rivenderò a un'altra persona per gli stessi soldi. Pensa, cioè, è così che si fanno gli affari: compro a 100 e quando riesco vendo di nuovo a 100. Io sono fatto così ormai, non riesco più a tornare indietro. Faccio girare i soldi, l'economia, mi piace diversificare un sacco in modo pratico. E adesso invece passiamo agli investimenti, quelli finanziari. Allora, anche qui, ripeto, io non sono un esperto di finanza, però penso di riuscire a spendere una parola perché sono circa 2 anni e mezzo, sì, che investo. Allora, io personalmente faccio il peer-to-peer lending. Però ci sono anche gli ETF, puoi andare da un broker, puoi andare in banca, puoi fare quello che vuoi con i tuoi soldi, ognuno può fare quello che vuole. Io sto facendo il peer-to-peer lending. Che cos'è il peer-to-peer lending? Allora, innanzitutto va detto che è un'operazione che è ad alto rischio, a meno che non ci siano certi parametri che ti, diciamo, rendono un po' più, tra virgolette, sicuro quello che stai facendo. Allora, io sto investendo in tre piattaforme. Una è la Bondora, perché mi serve come liquidità. Bondora ti dà il 6,75%, adesso ti spiego che cosa sono, di interessi annui lordi. Poi ho RoboCash, che mi dà il 12% annuo, sempre lordo, e poi ho Peerberry. Sono tre piattaforme di peer-to-peer lending. Peerberry mi dà l'11% circa. Cosa sono le piattaforme peer-to-peer lending? Le piattaforme peer-to-peer lending non sono altro che un collettore per quanto riguarda dei prestiti che noi facciamo a terzi. Quindi praticamente loro raccolgono i soldi, noi li investiamo in un fondo, tutti quanti assieme. Bondora è a 150 milioni, mi sembra, ultimamente. Non lo faccio perché fa tutto. Faccio tutto attraverso Revolut in automatico ogni settimana perché io ho uno stipendio che è settimanale e quindi preferisco prendere il mio 20%, dividerlo in quattro portafogli come si è potuto vedere nel video precedente e uno è dedicato alle mie, chiamiamole, passioni oppure hobby, spese personali, che c'è quella parte lì. Poi uno è un fondo che ho dedicato come sicurezza, succede qualsiasi cosa, io lì ho attualmente quasi 700-800, mi sembra, in pound. Comunque quello lì va a incrementare. Succede qualcosa, con te 100-200, eccoli là, ci sono. E dopo c'è la fetta, diciamo, degli investimenti che è diversificata perché non si sa mai
dovete diversificare. Succede qualsiasi cosa, una delle tre o le altre due che continuano, quella lì è saltata. Tu vai a depositare dei soldi in un portafoglio di queste tre piattaforme e puoi anche fare in modo che vadano ad investire in maniera totalmente automatica. Dopodiché gli interessi vai a raccoglierli praticamente come imposti tu la piattaforma. Io attualmente li ho mensili. Perché mensili? Perché preferisco che vengano chiusi a cicli regolari, investendo tutte le settimane. Mi ritrovo che ho un ciclo che ogni settimana a un mese scade il prestito e mi ritornano gli interessi, circa, perché poi a volte sono in ritardo, può capitare. Faccio questo perché è un modo, diciamo, semplice, non devo fare niente se non controllare periodicamente, quindi io ogni settimana mi arriva la mail, entro, vado a vedere come ho messo il conto, sì, sono stati depositati 10, 20 o uno addirittura no, 60, quindi settimanali, e quindi mi è molto comodo e pratico. Ovvio che dopo ci sono tutti gli altri tipi di investimenti, quindi ETF, azioni, cripto, oro, tutto quello che, ma non sono esperto, quindi è inutile che te ne parli. Anche perché, ripeto, questo è un canale vlog e noi non siamo fatti proprio per i conti, per tutte queste cose qui, i grafici, cose noiose magari anche, però questa è la verità. Commenta magari qui sotto se come investi, se investi, cosa ne pensi degli investimenti su diciamo a carattere personale, quindi sulla persona, le tue skills, impara a crescere, motivati, fa tutte queste cose qui. Dopodiché gli investimenti invece per quanto riguarda le cose, diciamo, materiali o diciamo pratiche che ti danno un riscontro immediato ma anche a lungo termine. Uno degli esempi che ho portato nel video scorso è il tagliacapelli, che mi fa anche la tagliabarba, adesso è anche lunga, però io sono fatto così, ne ho tanta e quindi tra l'altro a me piace pure. Quindi. E lì, come ti ho detto, è 10 anni che un tagliacapelli mi sta facendo guadagnare, diciamo, 10 al mese, 10, 10, 10, 10, perché se dovessi andare al barbiere, oltre al tempo, sali in macchina, vai fino a lì, aspetta, mettiti lì, tra l'altro adesso con il Covid, io ho già 10 anni che sono abituato a tagliarmi da solo i capelli, anche perché ne ho pochi, sono proprietario, essendo veneto, di Piazza San Marco. E quindi sì, quello è stato per me un investimento, ancora lì, 19 o 29 euro, non ricordo bene, però è così. Dopodiché ci sono gli investimenti, quelli diciamo appunto finanziari, e una delle cose che ti posso suggerire, se questo è un suggerimento diciamo buono e costruttivo, spero, dedica poco. Cioè, non poco, dedica tra il 5 e il 10% di quello che tu riesci a permetterti nell'arco di un mese. Non andare a rischiare un sacco di soldi che poi magari sono, diciamo, vincolati e non puoi toccarli. Se io dovessi mettere 1.000 su un fondo, su qualcosa che non posso toccare, magari vado in crisi, magari mi serve per aggiustare l'auto, oppure per cambiarmi il frigorifero o per fare qualcos'altro, cioè. Non fate questo errore qua, perché è assurdo. Piuttosto, tieni sempre qualcosa nel fondo, sicurezza, e sempre lì, liquidi e pratici. Ecco perché io ho scelto tre diverse piattaforme, quindi Bondora ce l'ho per la liquidità e lì ci metto dentro X dei fondi che non vi do le cifre perché è inutile, che non hanno senso, cioè. Però è circa un 20% di del 20% del 20% del portafoglio, diciamo, che mi sono tolto dallo stipendio in automatico, che tra l'altro aumenta perché ho queste due piccole attività e ve ne parlerò in un altro video. Dopodiché ho un altro 20 circa, 25% su una che spinge molto e su un'altra che spinge un po' meno. Hanno tutti e due il buyback guarantee. Cosa vuol dire? Che se nel caso succedesse qualcosa, la piattaforma risponde per il mancato pagamento, quindi ti ridà i soldi più gli interessi. Quindi
Ecco perché preferisco che mi scadano ogni mese gli investimenti che sto facendo, soprattutto con RoboCash. Andatelo a vedere che secondo me è una piattaforma pazzesca. Hai il link qui sotto, disclaimer, guadagnerò una piccola cifra per averti invitato come amico, però la guadagni anche tu, e quindi è una cosa buona, ecco, tutto lì. Giustamente voglio essere trasparente, non ho segreti. Per esempio facciamo finta che siano 20 pound, preferisco che mi scadano 20 pound ogni mese, quindi io ogni settimana metto 20 in automatico, 20, 20, 20, e questi 20 fra un mese scadono e ritiro l'interesse, in questo caso del 12% di interesse diviso un anno, quindi lordo, però li ritiro sempre. Che li ho sempre come cash flow. Una delle cose che aggiungo, che dovresti fare anche tu, se per caso hai Revolut o questo tipo di carte che ti crei dei portafogli, è molto importante se ti crei anche un portafoglio dedicato agli interessi. Perché? Perché qualora dovrai pagare le tasse, sai già quanto hai guadagnato di interesse, in modo da essere diciamo tranquillo, perché sai, avere sorprese di cose che magari non vanno, o dici: ma come, devo pagare 100? Ma è bene che lo sai fin da subito. Quindi io stesso all'interno di Revolut, non l'ho detto l'altra volta per non creare confusione, però è così, ho il fondo per la sicurezza, ho i tre portafogli sono due in realtà, perché Peerbear ultimamente non lo sto usando tanto, perché è lì che va da solo e si reinveste da solo, quindi lo lascio andare tutto in automatico. E Bondora ce l'ho come liquidità, se mai dovesse capitare qualcosa con Bondora posso ritirare i soldi ed è istantaneo. La cosa bella di Bondora è proprio quello: ti saranno 500, ti saranno 1000, 5000, li togli il giorno stesso e ce li hai con gli interessi. Ed è una bella cosa. Mentre RoboCash sono investiti all'auto-invest, quindi si reinveste da solo, però ho la maturazione degli interessi che è separata. Quindi vanno direttamente dentro al mio portafoglio, e lì schiaccio withdraw, cioè lo scarico, che vanno direttamente nella mia Revolut, e io me li ritrovo come, diciamo, appunto, gli interessi. E da lì disposto dentro al portafoglio interessi, e quindi in un anno riesco a vedere quanto ho maturato. Ok? Spero che questo video vi sia piaciuto. Vi sia piaciuto, e lasciami un commento. Noi ci vediamo la prossima volta che parleremo di attività e di come provare a fare più soldi o guadagnare qualcosina in più. Ok? Lasciami un like. See you later, folks!